Ecco qua, questo bellissimo mazzo che ho creato bianco con legame vitale che pompa tutto. Perché altrimenti non si può giocare. Porca la miseria. Cioè, in sto gioco il venerdì, il sabato e la domenica di sera non si può giocare se non ti fai un mazzo del genere. Eccola là. Pezzo di schifo, dopo te lo dico, Federico. Ok. Perfetto, il Tossilama ti fa una brutta fine adesso, sempre se non mi ammazza il tizio qua adesso. Porco schifo. Pigliamoci un danno che non c'ho problema. Che ho già capito che vado a perdere sta partita. Oh! Unicorno celestiale, adesso me lo va, fa lo scontro e me l'ammazza, sicuro al 100. Me lo sento nelle gonadi, azzo. Me lo vuole proprio ammazzare. Però, bro, mi dispiace, ma i tu fanno una brutta fine. Succhia. Adios. Poi, runa del sostentamento, che mi guadagno i punti vita. Pesco una carta. Ovviamente, prossimamente ci sarà il draft premier. Fatemi sbloccare il gettone, perché non ho voglia di usare i crediti. E c'è la victory. Io l'ho detto che questo è il mazzo giusto per vincere nelle partite classificate. Santissimo Iddio. La gente capisce subito quando è tempo di inchinarsi davanti ai mazzi schifosi. Ecco qua, il mazzo da me fatto volere marzo 22 per vincere quante più partite possibili in classificata è classe del chierico, ministro itinerante che dà un punto vita e no, dà più 1 più 0 a una creatura e guadagna un punto vita, veterano lunarca tutte le volte che entra una creatura sul campo di battaglia guadagna un punto vita, quando muore la disturbo e invece guadagno punti vita quando mi crepano le creature. Un istantaneo che quante creature ho faccio danno ad una singola creatura, avversario intrepido con legame vitale, Brazzante ambiziosa che vado a prendermi una creatura, una carta pianura per pomparmi ovviamente le carte terra e dopo la trasformo. Oratore appassionato guadagno punti vita ogni volta che metto qualcosa, rivitalizzare, runa del sostentamento che mi autodò legame vitale a una creatura. Sacerdote consacrato, guadagno punti vita e mi metto un segnalino +1/+1 che fa combo con questa che è una bomba atomica di carta. L'angelo della vitalità che guadagno un punto vita in più rispetto a quelli che guadagnerei normalmente. L'antenata premurosa che l'ho messa solo perché mi fa ridere la carta. Celebrante Cor guadagno punti vita. Discepolo Coda d'oro che è stata la carta che ho sbloccato normalmente. Della nuova espansione, l'unicorno celestiale, quella che mi ha fatto vincere prima. Valchiria Virtuosa, ogni volta che entra qualcuno nel campo di battaglia guadagno punti vita alla sua costituzione, quindi se metto una creatura con 3 di costituzione guadagno 3 punti vita. Carica di Makindi, vabbè, la uso come Acheterra. E la Valchiria Messaggera, se guadagno 4 o più punti vita, creo una carta 4-4 con volare. Questo è il primo mazzo canchero che ho creato, poi magari vedremo se potrò fare la stessa cosa anche con la nuova espansione. E con mazzo nero con carte distruggere, mazzo rosso con carte che fanno danno. Noi ci vediamo alla prossima partita.